Bentornati a Merch Monday e oggi siamo di nuovo qui con l'ultima parte dell'unboxing del calendario dell'avvento. L'ultima volta ci siamo fermati alla casellina numero 18 e oggi proseguiremo dalla 19, quindi direi di non perdere tempo e andare. Un altro smeraldo del caos. E siamo a 5. E dai, eccolo qua. Questo è bellissimo come colore, mi piace un sacco. E se ricordo bene era uscito con la figure di Super Sonic inizialmente. Quindi è molto particolare. Mi piace un sacco. Bene. Ora andiamo con la casellina numero 20. Ok, questo si è aperto facilmente. Ed è una trappola che è uguale a quella che avevamo già trovato. Quindi viola, proprio per simulare il playset di Flying Battery Zone. Quindi se avete quel playset avete una trappola in più. Oppure si può usare così, come al solito. Passiamo alla numero 21. E questo cos'è? È un piccolo pacchetto regalo. Credo che questo sia un accessorio esclusivo di questo calendario dell'avvento. Ovviamente si può usare poi per altre cose se volete, ma comunque è un regalo, un pacco regalo. Passiamo alla 22. Ok. E un altro smeraldo del caos, questa volta rosso. Molto bello. E questo era stato rilasciato originariamente con Super Shadow e poi ultimamente è stato rilasciato con Ray. Molto bello. Guardiamo i due opposti. Infatti uno era stato rilasciato con Super Sonic e l'altro con Super Shadow. Ha senso. Uno è azzurro e l'altro è rosso. Belli. Chiudiamo la casellina numero 22 e apriamo la penultima, che è la 23. E abbiamo un altro smeraldo, che è l'ultimo smeraldo che ci mancava, che è quello verde, il più classico degli smeraldi. E quindi con questo abbiamo completato e collezionato tutti gli smeraldi del caos. Molto bello anche questo come colore, perché non è proprio un verde scuro. Confrontiamolo velocemente con gli altri e sono proprio belli. Tra l'altro sono così diversi tra loro che mi piacciono un sacco. Fanno la loro porca figura. Chiudiamo la casella 23 e andiamo all'ultima casella, che è quella più importante, cioè quella della vigilia di Natale. Questa sarà l'ultima casella dell'unboxing che completerà tutta questa serie di video per il calendario dell'avvento. Vediamo cosa troviamo, è un personaggio sicuro. Ed è Sonic vestito da Babbo Natale. Però è legato. Eccolo qua. Guardate che splendore. Le scarpe ovviamente si sposano con il colore del vestito, perché comunque originariamente le scarpe come colore erano proprio ispirate alla tuta di Babbo Natale. Le braccia si muovono, le gambe pure, si può mettere anche seduto se si vuole. E ovviamente ci sono i buchi per eventuali playset, per metterlo fissato da qualche parte. Bellissimo anche col cappellino. Confrontiamolo con la trappola per vedere che è in scala, sì. Vediamo anche con il pacchetto regalo. Anche perché si sposano bene queste due figure. E ovviamente con lo smeraldo azzurro. Bello. Ricapitolando, abbiamo trovato una trappola. Tre smeraldi del caos, Chaos Emerald, che completano la nostra collezione di 7 smeraldi.
un pacchetto regalo di Natale, avvolto con la carta di Sonic. Bellino. E ovviamente Sonic vestito da Babbo Natale, che è l'ultimo dei personaggi che abbiamo trovato. Molto bello. E questo conclude l'unboxing dell'intero calendario dell'avvento. Abbiamo finito tutto e ora, se vogliamo, possiamo utilizzare il calendario come scena, come diorama, e mettere tutti i personaggi intorno. È molto bello, secondo me vi farò vedere anche un mini video probabilmente. E questo conclude il video. Vi ringrazio di essere stati con me, anche perché oggi è Natale, quindi davvero grazie per essere qui con me. Esiste in realtà un altro calendario dell'avvento di Jax con sorprese leggermente diverse, però questo è quello che abbiamo ottenuto in Europa. Grazie ancora, noi ci rivediamo ad un prossimo video di Merch Monday con altra roba da unboxare ovviamente, quindi spero di rivedervi di nuovo qui con me per un altro unboxing. Come al solito, premete like se vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, tutti i link sono in descrizione e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!